amici giuristi, cari appassionati di diritto, ben trovati con la bellezza del diritto e in questo caso con i nostri tutorial giuridici. Stiamo scandagliando il diritto penale inserendolo nel contesto dell'obbligazione del rapporto giuridico obbligatorio, quello che abbiamo definito da subito la molecola, perdonate, del diritto, nella cui, diciamo, cornice è incastonato l'atomo del diritto, ovvero l'interesse. Abbiamo già visto in qualche modo come il diritto penale si incastona in questa figura fondamentale del sistema giuridico, senza la quale non è possibile penetrare in maniera diffusa, almeno quanto corretta, il sistema giuridico. Oggi andiamo avanti e vi richiamo un elaborato che io ho inserito sempre qui in lezioni giuridiche, che si intitola Offensore ed offeso nel reato inadempimento. Stiamo quindi parlando di chi ha commesso il reato e di chi, vittima, lo ha subito, nel contesto del reato cosiddetto inadempimento, cioè nel contesto del reato siccome incastonato nel rapporto giuridico obbligatorio e identificabile in un inadempimento penalmente sanzionato. Avevo scritto in quel caso un piccolo abstract che vi vado a leggere. All'obbligo gravante sul cittadino di non tenere comportamenti antisociali si affianca il dovere, obbligo potenziale gravante sul cittadino stesso, di non arrecare danno ad alcuno, cosiddetto neminem ledere, che conosciamo dal diritto civile. Nel momento in cui il primo obbligo verso lo Stato comunità resta inadempiuto, giusta commissione del cosiddetto reato, si consuma anche l'inadempimento del correlato dovere di non ledere del reo verso ciascun altro concittadino, tramutatosi questo dovere medio tempore appunto nell'obbligo di non danneggiare quel determinato cittadino in quelle determinate coordinate spazio-temporali. Questo era l'abstract che avevo tracciato e adesso andiamo invece a sviluppare, lo divideremo in due puntate, a sviluppare, diciamo, questa tematica in maniera più diffusa, più ampia. Si è già avuto modo di evidenziare ex professo in una precedente occasione, scrissi, come anche il diritto penale possa essere sostanzialmente letto attraverso la lente del rapporto obbligatorio, figura fondamentale dell'orbe giuridico. Si è anzi in quella sede evidenziato come il reato, autentico perno attorno al quale ruota l'intero sistema giuridico penale, in null'altro si atteggi, se non in un vero e proprio inadempimento, lo ricorderete, perpetrato dal reo, ad obblighi precostituiti dalla legge e genericamente coincidenti con il divieto di cosiddetti comportamenti antisociali. Muovendo da queste considerazioni, si è poi osservato, coerentemente, come soggetto debitore del contegno non antisociale, sia ciascun consociato, cioè ciascuno di noi, e soggetto collettivo creditore sia lo Stato comunità, che cristallizza l'insieme organizzato dei consociati medesimi. Vi richiamo a questo proposito lo schema P1. Dall'inadempimento del soggetto debitore, qualificabile come reato e perpetrato generalmente con dolo, ma in qualche caso anche solo con colpa, ricorderete lo schema P2, discende la sanzione penale o, in altri più semplici termini, la pena. Si è infine osservato come dall'inadempimento reato, inteso come illecita violazione di un obbligo precostituito, non assumere, non tenere comportamenti antisociali, nasca una nuova obbligazione che vede come creditore, ancora una volta lo Stato comunità, il cui interesse creditorio alla pacifica convivenza tra i relativi membri è stato vulnerato proprio dall'inadempimento reato, e come debitore, in prima battuta lo stesso reo inadempiente, che va accertato tale e va reso destinatario della pena, e in seconda battuta, o comunque in via indiretta, lo Stato apparato, subspecie di servizio pubblico giustizia, che correlativamente deve in tempi ragionevoli imputare l'inadempimento reato ad un soggetto specifico, il reo, e successivamente irrogargli la pena. Schema P3. Il passo avanti che ci si propone di fare in questa nuova sede è quello allora di scandagliare i rapporti tra reo e soggetto individuo offeso.
offeso ovviamente dall'inadempimento reato, sì da verificare in che modo si correli la più volte menzionata obbligazione del primo, terreo, nei confronti della collettività dei consociati, cioè dello Stato comunità, con quel diverso obbligo che vede all'evidenza come ulteriore creditore proprio il soggetto concretamente e specificamente fatto oggetto di volta in volta degli effetti dell'inadempimento reato ridetto, cioè fondamentalmente la vittima. Questa indagine risulta agevolata da una precisa presa di posizione, laddove, rapportando gli istituti della proprietà e dell'illecito alla figura giuridica fondamentale del rapporto obbligatorio, si è già messo in evidenza come sussista in capo a ciascun consociato, lo ricorderete, un generico dovere di nemine levere, che ad un tempo si configura come debito potenziale di non arrecare danno a chi, nel concreto, venga poi a trovarsi, per così dire, sui precisi passi del potenziale danneggiante. In sostanza, dal diritto civile noi mutuiamo il concetto di illecito. Illecito significa che esiste una serie di doveri con destinatari, quindi indeterminabili, che ciascuno di noi si trova sulle spalle, in particolare il dovere di neminem levere, cioè di non arrecare danno ad alcuno. Quest'ultimo dovere mi diventa obbligo nel momento in cui il destinatario di questo dovere si concretizza. A quel punto non è più un dovere verso chi che sia, ma diventa l'obbligo verso qualcuno. Questa concretizzazione, ricorderete, avviene nel momento in cui il creditore del mio comportamento non, diciamo, non danneggiante, no, mi si pone davanti. È a quel punto che non è più, dal punto di vista mio, un dovere di neminem ledere, ma un obbligo di non ledere tizio, che è quello che mi trovo davanti. Questo discorso lo esportiamo naturalmente anche nel penale, perché il penale è un sistema giuridico che prende come punto di riferimento una serie di illeciti molto gravi e come tali appunto penalmente sanzionati. Quello che in sostanza avevo scritto è un generico dovere ed un debito solo potenziale diventa obbligo concreto ed attuale nel momento in cui il contegno dannoso, nelle specifiche coordinate spazio-temporali considerate, diventa dapprima solo possibile o meramente probabile e di poi financo realizzato con dolo o con colpa. Collegando questa conclusione con le altre riportate riferite al crinale penalistico e quindi tornando specificamente al crinale penalistico, si giunge alla evidente correlazione tra obbligo del consociato di non far luogo a comportamenti antisociali penalmente rilevanti e dovere del consociato medesimo di nemine ledere, dovere che opera nei confronti non già come l'obbligo della massa collettivamente intesa, quanto piuttosto di tutti indistintamente gli altri consociati in parola, e che si tramuta in obbligo nel momento in cui si concretizzano le potenzialità dannose, convergendo verso uno specifico soggetto vittima. Ecco allora che all'obbligo penalistico di non tenere comportamenti antisociali, che vede come creditore lo Stato comunità collettivamente inteso, si affianca il dovere, questa volta inteso in senso distributivo, di non recar danno a nessuno. Schema P4. Nel momento in cui, attraverso il reato, si verifica l'inadempimento dell'obbligo sub A, cioè l'obbligo penalistico di non tenere comportamenti antisociali, il dovere di nemine ledere sub B si è già concretizzato nell'obbligo, ormai del pari violato dal medesimo inadempimento, di non recare danno a quello specifico soggetto che ex post non è altri che la vittima del reato. Schema P5, al quale associo anche uno schema P5 bis. Bene, per questa volta è tutto. Abbiamo cercato un pochino di, diciamo, chiarire il rapporto tra chi commette il fatto inadempimento reato e la cosiddetta vittima, cioè il creditore, diciamo, pro quota rispetto allo Stato comunità, che poi è quello che subisce proprio la lesione perpetrata appunto dall'autore del reato e quindi dal debitore inadempiente. Approfondiremo alla prossima occasione. Per ora è tutto, vi lascio con la consapevolezza, spero aumentata, che il diritto è veramente bello. A presto.